stavamo lavorando e dopo siamo venuti qui da lunedì, siamo tutti a 0 ore, i 110 che stanno lavorando adesso, e si spera che adesso le banche diano i soldi per andare avanti, se no finisce male, nel senso siamo in 350 persone a casa, è dal 1880 che c'è tutto, però come si sente hanno avuto un grosso debito, hanno 40-60 milioni di euro di debito. Come si sente dire, ecco qua, non so come hanno fatto, se hanno acquistato altre ditte all'estero e tutto, è rimasto quel buco qui e noi adesso siamo in attivo, lavoriamo e tutto, però avendo il buco dietro noi guadagniamo tot e lui non riesce a, i titolari e così, non riesce a pagare, ecco. La storia degli Onegari in questo periodo è una storia travagliata, lo sapevamo, non ci aspettavamo questa situazione che ormai è davvero... è quasi drammatica per il semplice fatto che consideravamo la ripartenza di questa ditta ridimensionata nel numero di dipendenti, ma la consideravamo un dato di fatto. Gli ordini ci sono ed è questa la cosa più importante, c'era la possibilità quindi per un gruppo ristretto ma ormai condiviso intorno ai 120-130 persone di ripartire mantenendo un'attività produttiva importante sul nostro territorio. Non ce l'aspettavamo perché gli ordini ci sono, i clienti ci sono. È che qui è un problema di banche, di finanziamenti che devono dare, perché noi abbiamo dietro un debito, come dicono, e se le banche non approvano si ferma tutto, resta così come adesso, tutti a 0 ore a casa. E dopo non si sa, adesso giovedì vanno in Confindustria a fare l'assemblea, tavolo di crisi. Facciamo la mobilitazione lunedì, martedì e mercoledì, e giovedì scendiamo tutti in Confindustria a fare un po' di baccano, ecco, per dire, per cercare di sollecitare, ecco. Che ci diano ancora una chance, ecco, che le banche paghino e riprenda il lavoro. Prima avevamo tre sale grandi, adesso è rimasta solo una, abbiamo 200 passatelai, prima ne sono rimasti solo 60. Spostato in India e in Eritrea. In India i telai, 150 telai di produzione, e qua era rimasta una sala. Il numero prima era 350 persone, 370, adesso eravamo rimasti in 120, gli altri li avevano già messi a 0 ore. Li avevano già messi in cassa integrazione. Il problema è che se adesso qui li chiude, si restava aperto, l'anno prossimo agosto ci davano ancora un anno di cassa integrazione per chi era a casa. Invece così salta tutto e noi finiamo la cassa integrazione il 31 agosto 2013 e poi andiamo in mobilità diretta. Tutti, eravamo qua tutti sperando di ottenere qualcosa. Ecco. Sono venuti il sindaco, stamattina è venuto il sindaco di Nembro, adesso c'è qua il sindaco di Albino, che stanno tentando di fare qualcosa subito però. Ultimamente dicevano che aprivano la nuova fabbrica, la nuova ditta, che era la Nuco, tenevano 110-120 operai, ecco, fissi. E si andava avanti così, ecco, magari si arrivava anche a 130, ne facevano rientrare male anche qualcuno. Però non ce l'aspettavamo, io lavoravo venerdì mattina, fino alle 8, ho fatto 6-2, alle 8 sono arrivati spediti i telai, perché si chiude tutto, non ce ne siamo aspettata, ci ha chiamato il direttore che ci ha avvisato e dopo abbiamo deciso di far subito sciopero, eravamo qua venerdì e poi era rimandato lunedì questo che facciamo il presidio qua tutti i giorni adesso fino a giovedì a mezzogiorno che si riuniscono a Bergamo. Una prospettiva di trasformazione commerciale di una fetta parziale di questa struttura del cotonificio Onegari, no? Soprattutto sulla zona di Nembro che era già destinata a questa funzione. Era una prospettiva che comunque rioccupava un 150 persone almeno part time, no? E questa era comunque un'ipotesi ed è l'unica che ci è sempre stata prospettata in questi ultimi 2 anni e mezzo. Altre ridestinazioni su questa struttura noi non ne abbiamo mai potute sondare perché non ne sono mai state messe sul tavolo. Aveva la possibilità parzialmente di essere ricollocato nella struttura commerciale, no? E parzialmente veniva accompagnato con la gestione di cassa integrazione almeno per un altro anno, dall'agosto dell'anno prossimo, e poi con un anno di mobilità, quindi nella speranza che qualcosa chiaramente ripartisse, questo era purtroppo il quadro. È chiaro che c'era bisogno però di una risposta da parte delle banche rispetto alla riorganizzazione complessiva, è una risposta che ci si aspettava da tanto tempo, che stiamo sollecitando e che speriamo arrivi ancora in tempi veloci perché per poter ripartire con questa azienda. Non c'era più la possibilità di lavorare in questa struttura per 360 dipendenti e questo è un dato comunque parzialmente
ovviamente problematico, però c'era la possibilità, ridimensionando l'azienda, di avere un'azienda strutturata nuova con almeno 120-130 persone, ripeto, che poteva tranquillamente reggere il mercato. Per noi sono i nostri cittadini, sono tantissimi residenti qua di valle e questa altra crisi diventa davvero un problema serio dal punto di vista sociale. Cosa che sono 350 persone a casa, adesso se la dura anche trovare tutto, perché anch'io una certa età, 45 anni, non è semplice, ecco, andare a cercare lavoro. Adesso comincio, aspetto un attimo, due settimane o tre, a vedere cosa succede, poi comincio a fare domande e mandare curriculum. Fino adesso ho fatto niente, perché sono stato quel fortunato che ha lavorato fino a venerdì, l'ho detto nei 120, ecco, allora ho aspettato, però adesso comincerò a mandare in giro domande, curriculum, speriamo, ecco, speriamo che... O ti senti dire che sei vecchio o ti senti dire che le faremo sapere. Poi alla fine vedo i miei colleghi, dei miei amici anche in giro, che qua la valle qua era una valle stupenda e adesso sta ricadendo proprio, e vedo tantissime fabbriche che vanno male, ecco, hanno chiuso e anche chiudono entro fine anno, ho sentito. Questa qua era una grande valle, da Gaddino a tutto procedevamo. Adesso per me, dal mio punto di vista, se andiamo avanti così, che fine che ci sono anche la cassa integrazione così, ma dopo cosa facciamo? Quando non ci sono più cassa integrazione, mobilità, finita quella, sarà molto dura.